Dottor Campana, quale sarà l'impatto della riforma anche per le misure di cura della sua particolare direzione? Nella nostra realtà, come ho accennato prima nell'incontro, la cardiologia rappresenta sempre un ruolo multifunzionale, vale a dire, passa contemporaneamente da un'attività iperspecialistica per i pazienti degenti a tutta una rete di attività ambulatoriali. Anche qui andiamo da ambulatori di secondo e terzo livello a ambulatori anche di primo livello. Quindi la prima regola è la flessibilità, perché molti dei medici che operano si trovano nelle condizioni di ruotare nelle diverse attività, perché devono garantire anche le attività di guardia istituzionale e quant'altro. Quindi la nostra prima regola, ripeto, è la capacità di adattarci in maniera efficace e direi che le potenzialità della cardiologia in questo senso ci sono. Oltremodo direi che noi riusciremo sicuramente a trarre vantaggio da alcuni aspetti specifici della riforma, che sono l'interazione migliorativa con gli ospedali, con i medici di medicina generale attraverso la creazione di ospedali di comunità, con l'attivazione della telemedicina intesa come telecardiologia, che può essere un'integrazione per quei pazienti che hanno già dei dispositivi medici e che sono sottoposti a monitoraggio, e poi a tutta una serie di altre popolazioni di pazienti cardiologici, in prima istanza quelli con scompenso cardiaco, che a nostro avviso sono quelli che meglio di altri possono entrare in questo percorso della telecardiologia, quindi della televisita. C'è già un programma, abbiamo già definito un percorso attuativo di questo. Si tratterà poi ovviamente di riuscire a armonizzare al meglio tutte queste varie diverse fasi che opereranno però in contemporanea. Ecco, però un obiettivo ambizioso, ma secondo me che potremo raggiungere.